E ora parliamo di un altro argomento che a noi di Rete dei Cittadini sta particolarmente a cuore. Beh, è l'argomento che riguarda un aspetto assolutamente delinquenziale, ma veramente delinquenziale, messo in atto da questi mascalzoni delinquenti che comandano oggi in Italia e che adesso illustrerà Orazio. Beh, cari amici, il discorso è veramente molto ampio e dobbiamo cercare di circoscriverlo il più possibile, ma noi che lottiamo contro il regime demoplutocratico da ormai una vita praticamente, sia io che Giorgio e gli altri amici, abbiamo talmente tanti elementi da sviluppare libri interi, quindi non è il caso adesso di andarli a... Vabbè, ma questo è l'assoluto più importante. Esattamente, faccio un attimo un briciolo di cronistoria, partendo soltanto dalla legge, decreto legislativo 130-99, che appunto è stato approvato finalmente nel 99 dalle Camere, ma è partito dal signor Amato nel 91-92 e poi... rilanciato attraverso tutti i vari governi che si sono succeduti, tecnici di destra, di centrosinistra e quant'altro, fino a che poi nel 99 è stato definitivamente approvato, ma non è potuto entrare in vigore perché confliggeva con due articoli della Costituzione e con quattro articoli del Codice Civile, cosa che poi nel corso degli anni, a partire dal 99, hanno sistemato, fra virgolette, perché cose del genere non si possono sistemare perché sono degli obbrobri concettuali, di diritto concettuale che non hanno proprio sostegno, non si possono reggere, ma comunque hanno fatto una specie di paradigma contestuale adattando la realtà. Il che non sono degli aggiustamenti tra amici. Esattamente, al che poi nel gennaio 2008 è entrata in vigore questa legge infame che non sto a dire, ma che noi combattiamo tutti i giorni, perché è la legge che utilizza la nostra cara Equitalia, Gerit e tutti gli altri settori per il recupero dei cosiddetti incagli da parte delle banche e anche dello Stato, ovviamente, che hanno condotto poi nel corso degli ultimi 5 anni a produrre circa 400.000 pignoramenti di aziende agricole, imprese, industrie, negozi, appartamenti, ville, case e quant'altro. Cioè, noi abbiamo oggi probabilmente circa 1 milione di persone per strada che avevano una casa e a cui Equitalia e Gerit e gli altri l'hanno sottratta. A tal proposito, proprio ieri sera su Rete 4 Silvio Berlusconi ha detto che qualora eletto la prima cosa che farà è quella di abolire i pignoramenti da parte dello Stato o di organizzazioni per conto dello Stato, di case e soprattutto di imprese, attrezzature. Di attrezzature di imprese. Certamente. Sembra... No. È la cosa normale, io non l'ho sentito l'articolo, ma è così che deve essere. Perché è chiaro che se tu sottrai il modo di sopravvivere e gli strumenti della sopravvivenza alla gente, ti crei certamente dei nemici, avversari politici sicuramente, e anche avversari ed assassini prezzolabili in qualunque momento. Ad attivazione ti entrano in gioco e non fanno oggi ancora i kamikaze, certamente non siamo a questo limite, ma prima o poi potrebbero anche arrivarci. Quindi... Cioè, non possiamo che augurarcelo. A parte questo, noi siamo perfettamente concordi su queste decisioni prese da Berlusconi, ci dispiace che le abbia decise di prendere solo adesso, ma noi che siamo persone che conoscono la storia, sappiamo che i grandi avvenimenti avvengono, i grandi cambiamenti avvengono sempre sotto l'urgenza di situazioni particolari. Esattamente. Così come il taglio della testa di Luigi XVI non sarebbe avvenuto mai. Non sarebbe avvenuto mai perché tutti quelli che hanno deciso di tagliargli la testa erano in partenza, erano tutti monarchici. Quindi di fronte alla crisi giustamente hanno tolto. Saranno i montiani che taglieranno adesso. Su questo non c'è un brivido. Esattamente. Tuttavia noi vogliamo dire una cosa a Berlusconi. Esatto. Quando Berlusconi ci dice una cosa di questo genere, a noi ci fa l'effetto di quello che
promette ai derubati dai 40 ladroni di Alibaba, promette di andare dai 40 ladroni e dirgli: guardate, restituite i soldi. Allora, questo mi sembra che sia un po' troppo poco, perché i 40 ladroni devono vanno essere presi, incarcerati, deve essere tagliata la testa ai 40 ladroni, capito? Certamente. E veniamo al dunque della questione. Sì, allora, noi appunto su questa base, su questa strategia che ci siamo imposti nel corso degli anni, stiamo portando avanti da tantissimi anni appunto una lotta all'ultimo sangue nei confronti di questi infami, anche appunto quelli che adesso citava Giorgio. Ma la cosa, diciamo, più importante da mettere in chiaro è che noi stiamo agendo, perché a chiacchiere sono capaci tutti a fare i rivoluzionari o gli osteggiatori, i confutatori, i contestatori, eccetera. Bisogna saperlo fare attraverso l'azione. Oggi noi, siccome siamo ovviamente persone che agiscono nella legalità, perché crediamo nella legalità, nel convivere civile, nella società organizzata. Però vogliamo che la legalità venga affermata e venga rispettata. Esattamente, soprattutto dallo Stato, dai poteri dello Stato, dalle istituzioni dello Stato. Non si può pretendere che il cittadino sia legale e legittimo nel suo procedere, nel suo agire, quando lo Stato è illegale, illegittimo, mafioso, colluso e quant'altro. Queste organizzazioni mafiose create appositamente per sopraffare le ragioni fondamentali dello Stato. Motivo per cui a partire dal 2000 circa, noi appena diciamo ancora non si parlava di Equitalia, però fu fatta la prima revisione del sistema diciamo estortivo al cittadino da parte dello Stato per diciamo agevolare quanto più possibile le società di esazione. Non entriamo nel tema perché sarebbe troppo complicato e lungo, vale solo la pena di dire che nel corso di questi anni noi abbiamo fatto ogni azione possibile per contrastare lo strapotere di questi infami dell'Equitalia e della Gerit, come stanno a comprovare le nostre numerose querele, i nostri numerosi interventi, eccetera. Allora, noi che cosa facciamo? Da anni abbiamo messo online a disposizione di tutti i cittadini tutte le informazioni necessarie per questi, per poter controbattere colpo su colpo contro questi infami. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo negli ultimi tempi fatto una serie di facsimile e di documenti di confronto e di riferimento a cui tutti i cittadini possono adire e riuscire ad avere a disposizione gratuitamente, attraverso i quali ovviamente fare opposizione, e poi facciamo informazione su questi argomenti. Ecco, il motivo di questo oggi è proprio un'informazione ulteriore che ci viene da chi lo sa. Allora, vi dico soltanto che c'è stata nei giorni scorsi una sentenza del Tribunale Provinciale Erariale di Messina che ha stabilito quello che noi avevamo giustamente fatto rilevare al magistrato già circa in due occasioni diverse, quando abbiamo fatto la denuncia suprema e la denuncia superba, così l'abbiamo chiamate, perché attraverso questo sistema praticamente noi avevamo messo in luce una truffa escogitata da Equitalia e dagli altri, che realizzavano la preparazione, più che una truffa, un'azione criminale, un'azione messa in atto criminalmente, che avevano praticamente snaturato da una parte e soprattutto utilizzato in maniera illegittima, illegale e incostituzionale una procedura che non avrebbe potuto essere messa in atto se non da persone molto particolari che avevano titolo per poterlo fare. In conclusione, il fatto è questo: quindi il Tribunale di Messina ha condannato e al risarcimento dei danni e tutto il resto Equitalia, oltre anche ad aver responsabilizzato direttamente il signore che si era autoeletto referente istituzionale nei confronti del cittadino. E il fatto quindi è stato rimesso e ridimensionato, in quanto l'unico funzionario capace e nel pieno possesso dei poteri e titoli per poter adire contro un cittadino nell'istituzione
di un documento che crea pregiudizio nei confronti di questo cittadino è soltanto un dirigente capo, direttore generale di decimo livello, capo ufficio, nessun altro può... Capo ufficio di che? Capo ufficio di qualunque ufficio sia, sia di quello erariale, sia vabbè, di quello... quello che interessa di più è quello erariale, no? Esattamente, di qualunque... Quelli dell'intendenza di finanza. Quelli della vecchia autorizzati a firmare, sono le persone legittimate a farlo. Esattamente. Siccome oggi il 90% di quelli che firmano non sono legittimati a farlo, le tasse non vanno pagate. Ne deriva che... tutto il fascicolo, tutto il procedimento che scaturisce da quel primo originario documento messo in atto da chi non aveva titolo per poterlo fare è assolutamente nullo. Ma soprattutto il documento originale è inesistente, dalla procedura giuridica risulta inesistente, cioè come se quel documento non esistesse dentro, è stato elaborato. Mai fatto. Bene. Ricordiamo anche che fa parte di questa inesistenza la spedizione della tassa, della cartella della tassa attraverso la posta. Attraverso la posta che non è titolato, il postino anche lui a notificare. Esattamente. Quindi le tasse vanno fatte notificare esclusivamente da un operatore giudiziario. Da un pubblico ufficiale. Certamente. Se sono spedite per posta la tassa è nulla, anche, non solo non va pagata, non posta, solo non va fatto il ricorso, ma è nulla la tassa. Certo, anche attraverso raccomandato con ricevuto di ritorno è esattamente la stessa cosa, quindi non cambia assolutamente niente. Esattamente. Quindi bisogna tenere presente questi due fondamentali elementi che inficiano l'azione di chi tenta di rubare ai cittadini. Esattamente.